Oltre 1000 firme raccolte in pochi giorni dall'Associazione Insieme per Pescara a sostegno della petizione su parcheggi, sicurezza e acqua nell'ambito dell'iniziativa di cittadinanza attiva denominata Io Centro. L'iniziativa, è stato detto, è nata con l'obiettivo di diffondere la partecipazione democratica all'interno dei processi decisionali necessari per la definizione e l'attuazione delle politiche di governo cittadino. Sì, siamo molto soddisfatti perché la petizione è partita in un momento, diciamo, topico della città, che era durante il periodo estivo. Nonostante ciò abbiamo raccolto oltre 1000 firme di cittadini che addirittura ci contattavano per sapere dove poter firmare e che condividono le nostre perplessità sull'attuale situazione della città su diversi aspetti, quale la parte di parcheggi e viabilità, sicurezza e carenza delle risorse idriche. Questo è soltanto un punto di partenza col quale noi vorremmo stimolare l'amministrazione comunale ad un colloquio e a favorire quella che è una cittadinanza partecipata, perché chi ci ha seguito e chi ci segue come noi è stufo di essere semplicemente cittadini, ma vuole fare il cittadino, e fare il cittadino significa a nostro avviso anche interessarsi attivamente di vita politica e non partitica, di poter in qualche modo incidere sulle decisioni disegnano il futuro della comunità per declinare poi effetti positivi a livello economico, sociale, di vivibilità e di sostenibilità della nostra comunità. Le richieste della petizione, unitamente alle firme raccolte, sono state presentate stamane al protocollo generale del Comune di Pescara. Liberati, tra le proposte più significative, quale possiamo enunciare? Sicuramente noi avevamo già chiesto all'inizio dell'estate di valutare un protocollo d'intesa o un accordo con RFI per sfruttare gli spazi che RFI, quindi le ferrovie, hanno nel loro portfolio immobiliare e cercare di aprire quelle zone almeno temporaneamente in attesa che concludano i lavori per fare un parcheggio dove possano essere ospitate delle auto. Un'altra proposta è abbiamo individuato zone depresse della città dove erano già stati previsti negli anni passati degli interventi di riqualificazione mai attuati, per i quali chiediamo eventualmente di accelerare le opere di bonifica e temporaneamente predisporli per parcheggi. Sicuramente questa cosa non andrebbe in contrasto con il progetto finale di rifunzionalizzazione dell'area, ma potrebbe essere una valvola di sfogo e di respiro in questa situazione.